cultura media del Museo della Salle di Benevento, sostiene l'associazione Ollus Ventibarca, impegnata in Burkina Faso per garantire a decine di bambini i servizi sanitari di base e l'accesso all'istruzione. Questo impegno si manifesta attraverso diverse iniziative che hanno sempre il duplice volto del rispetto per l'ambiente e della solidarietà. Con il progetto Porto alla Sport abbiamo realizzato 200 sacche come questa, tutte con materiale di riciclo, per sensibilizzare grandi e piccoli contro l'uso dei dannosissimi sacchetti di plastica. Con le donazioni ricavate dalle borse abbiamo fornito alla scuola di Lambutanga materiale scolastico per un anno, libri, quaderni, penne e registri, e soprattutto abbiamo fatto riparare la pompa dell'acqua, dandogli la possibilità di godere del bene più prezioso, senza dover fare decine di chilometri a piedi. Con il progetto Una riciclovalla solidale vogliamo confermare quanto già fatto finora. Il principio fondamentale è che datare non può durare un solo giorno e che fare l'elemosina non contribuisce a cambiare le cose perché si trova in condizioni di necessità. Inoltre, realizzare il lavoro con le nostre mani e impregnarli di valore etico è quanto mai soddisfacente ed appagante. Così, per raccogliere nuovi fondi e continuare a pensare ai nostri amici del Burkina Faso, noi alunni, con il sostegno fondamentale delle nostre famiglie, abbiamo creato 800 addobbi natalizi, da palline per l'albero a decorazioni varie per casa e parchi, realizzati con materiali di riciclo come le lampalline. Il tutto, naturalmente, in orario extrascolastico. Il nostro intento è quello di dare continuità e concretezza all'idea di solidarietà, sensibilizzando al contempo l'opinione pubblica verso le urgenti problematiche ambientali, cercando di attuare stili di vita e comportamenti nel rispetto dell'ambiente e delle persone. Con la raccolta fondi natalizia speriamo di poter costruire una scuola in un villaggio burkinabè o almeno di fornire materiale cartotecnico ai nostri amici per un altro anno scolastico. La solidarietà non risponde solo a bisogni puntuali, bensì costruisce una società più equa e più giusta. La solidarietà è una via irrinunciabile per poter sperare ancora nel futuro, a condizione che la solidarietà non sia un gesto episodico di alcuni, ma un atteggiamento condiviso.